Bella Vapers, un saluto da Fabricrow, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Wismec Reux, atome RTA, a testine, testine in ceramica, testine in triple coil, Clapton coil, eccetera eccetera. Un RBA molto 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 interessante che sicuramente piacerà tantissimo. Mi è piaciuto tanto a me per via del suo diciamo delle sue caratteristiche, della sua aria, del posizionamento vatta, delle torrette che vedrete poi nel video. E niente, interessante. Ragazzi, andiamo a vederlo da vicino e facciamo poi una prova di svapo, considerazioni finali, eccetera eccetera. Ragazzi, andiamo a vedere più da vicino il Reux, confezione classica. Con il classico sito internet per visionare tutti i prodotti della Wismec, e poi dietro troviamo le specifiche del prodotto. Allora ragazzi, il Reux verrà venduto in due tipi di configurazioni, una standard e un advance. Standard praticamente ha solo il necessario per diciamo uno svapo normale. Abbiamo all'interno un RX triple da 0.15 ohm, un RX Ceramic da 0.50 ohm e poi naturalmente le varie viti, O-ring, eccetera. Invece nella versione Advanced troviamo la stessa coil che troviamo anche nel standard da 0.15 ohm, una Ceramic da 0.50, troviamo l'RX RTA che nella configurazione standard non troviamo, e in più abbiamo due Clapton coil da 1 ohm, e il resto poi abbiamo cotone, eccetera, viti e O-ring, eccetera. Dimenticavo il classico Q-code per il codice, per capire se è un clone o non. E vediamo il nostro Atom. Eccolo qui. Questo qui è il Reux. Molto molto interessante il sistema di airflow, davvero grandi, fuori sono davvero molto grandi. Abbiamo una regolazione non molto dura con i vari step di blocco. E niente ragazzi, questo è l'Atom. Andiamo a vedere cosa c'è invece all'interno della confezione. Il classico pezzo di Muji, un tagliandino che ci spiega tutto il DNA del nostro Atom. E poi vediamo nella confezioncina cosa c'è. Allora, questa qui è la coil in ceramica, diciamo quella che dovrebbe essere una vera, diciamo, botta di aroma per tutti gli amanti del flavor chasing, diciamo, perché si sa che la ceramica aumenta di moltissimo la resa aromatica. Allora, vediamo un po' se riusciamo a leggere. Allora, questa qui è una ceramic coil da 0.5 ohm che possiamo spingere dai 40 agli 80 watt. Molto particolare, molto grande, vi faccio vedere anche la sua grandezza. Parliamo di un Atom di 25 mm di diametro, ma poi ne parleremo dopo. Poi troviamo l'RBA, eccolo qui. RBA che a mio parere forse è uno dei più particolari che ho visto finora, come diciamo RBA opzionale, forse è uno dei più particolari. Possiamo anche aprire, vediamo anche un po' l'interno. Guardate l'airflow di questo, diciamo, RBA, con dei fori che praticamente passano da parte a parte.
Abbiamo tantissimo spazio per far passare l'aria, li possiamo montare all'interno davvero di tutto. E in più abbiamo le torrette stile Apocalypse con i piattini. Quindi comodissimo da rigenerare, davvero davvero bello. Richiudiamo. Poi qui all'interno, come ben vedete, abbiamo l'adattatore 510 per il drip tip che possiamo usare anche da drip tip normale, vi farò vedere poi anche il suo utilizzo. Due resistenze col Clapton, no, screwdriver, un cacciavitino blu classico, tutti i vari O-ring, viti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vediamo l'Atom. In tutta la sua bellezza, vediamo di riuscire a paragonare con un altro Atom. Questo qui è il Tornado Hero. Anche il Tornado Hero è un 25 mm, ma potete notare che questo qui è un vero 25 mm, questo qua sarà più un 24,7, una cosa del genere. Allora, vi dicevo, l'adattatore 510 che troviamo all'interno della confezione lo possiamo anche usare. Se riesco ad aprire la bustina. Sto già perdendo tutte le viti. Allora, questo qui è il drip tip che viene fornito insieme al nostro Atom. Non è possibile inserire drip tip, per farvi un esempio, del Goon o del Kennedy, perché abbiamo questo sistema così. Il camino è davvero molto grande. E con questo, diciamo, adattatore per il 510, volendo, possiamo anche usarlo così. Possiamo anche, diciamo, ridurre la dimensione dell'atom e creare più, diciamo, un atom di basso profilo, diciamo così. Esteticamente più carino. Vi faccio vedere. Che possiamo alloggiare un drip tip classico. Niente, ragazzi, noi rimettiamo il nostro bel drip tip normale e andiamo avanti, se riesco a toglierlo. Ok, ci sono riuscito. A mio avviso questo è molto comodo, risulta davvero molto comodo, sia per quanto riguarda, diciamo, le labbra e anche, diciamo, la questione di calore. La ricarica viene effettuata dall'alto. Vediamo un po' la parte dove si alloggiano sia le testine che l'RBA. In questo caso all'interno abbiamo una triple da 0,15 ohm da spingere fra gli 80 e i 160 watt. Bellissima la scritta Jibo, da dove prende liquido. Prende liquido sia da questi fuori qui che dalla scritta Jibo. Le testine quasi quasi mi dispiace pure buttarle, in verità, quando si rovinano, perché sono davvero belle. Per staccare le testine non dobbiamo smontare, ma togliere queste viti qui. Togliamo queste due viti e stacchiamo la parte della testina. Lo stesso vale quando noi andiamo a montare l'RBA.
Quindi l'altra cosa molto positiva è che nel momento in cui noi monteremo l'RBA non andandola ad avvitare, i fori di areazione andranno direttamente in corrispondenza dei fori aria. Quindi abbiamo un'area molto molto aperta, molto diretta, a differenza di molti atomi RTA che purtroppo nel montare le testine spostiamo la parte da dove prende aria e quindi il flusso dell'aria si riduce. Adesso andiamo a provare questo atom con questa testina qui e poi diamo una considerazione finale. Come liquido gli mettiamo un game over della Flawless clone, nel senso che è una ricetta del game over della Flawless. Come primissima cosa, quando si usa una testina nuova, andiamo a bagnare bene la testina in questo modo qui. Perdiamo un po' di tempo nel bagnare la coil. Ok, rimontiamo il tutto. Ok, chiudiamo l'aria e carichiamo dall'alto. Contiene ben 6 ml circa di liquido. Anche qualcosina in più. Ok, apriamo tutta l'aria e andiamo a provare questo gioiellino firmato Wismec. Lo proveremo sulla nostra Maxo. Vediamo la coil che ci viene letta. Ci viene letta 0,17 ohm, la spingeremo a 70 watt. Ok ragazzi, andiamo a fare qualche tiro e poi qualche considerazione finale. Ragazzi, ci siamo. A parte la parola considerazione che non mi viene, in questo video ho detto considerazione 2 volte e mi è uscita sbagliata. Andiamo avanti. Andiamo avanti e parliamo finalmente della resa e della potenza di questo atom. Potenza dovuta delle sue testine che sono davvero performanti, sono davvero ottime. Niente, mi ha colpito molto il sistema di aria, infatti, anzi, forse è troppo estremo, nel senso che forse dovremmo andare anche un po' a chiudere l'aria perché risulta davvero, davvero arioso. Vi faccio sentire un po'. Cioè, abbiamo quasi, anzi, forse siamo sullo stesso livello di un Mason Dub 1040. Cioè, abbiamo forse la stessa ariosità, cioè quasi ci respiriamo attraverso. Wismec ha adottato questo sistema perché naturalmente le coil che vengono vendute sono abbastanza performanti. Parliamo di un range degli 80 ai 160, 180 watt, ma forse hanno puntato più sulla questione RBA, perché l'RBA, come avete visto, è stato costruito in un certo modo. È stato costruito in un certo modo perché ha delle torrette che assomigliano all'Apocalypse, quindi abbiamo la possibilità di mettere all'interno Clapton, Staggered, eccetera, eccetera. E in più abbiamo un passaggio d'aria unico, non abbiamo più i classici, diciamo, fori dove prende aria, ma uno spazio dritto, quindi uno spazio unico di aria dove passerà tantissima aria, tantissimo flusso di, diciamo, di aria. In questo caso avremo un vapore molto corposo, molto estremo.
Possiamo davvero spararlo anche a wattaggi elevati per chi ama il cloud chasing anche con un RTA. E niente, ragazzi, il Drip Tip mi piace molto perché finalmente hanno adottato su un sistema del genere. Un drip tip serio, nel senso che quando noi lo appoggiamo sulle labbra, le labbra avvolgono il drip tip e non tocchiamo la parte del tank, a differenza purtroppo di iJoy che fa sempre Atom che vanno bene ma usano questi drip tip scomodi. Che dire, ragazzi, io lo sto portando sugli 80 watt perché sto facendo una sorta di, diciamo, le testine all'inizio non bisogna mai spingerle molto con, diciamo, wattaggi molto elevati per una questione che poi rischiamo di rovinarle. Quindi si fa una sorta di rodaggio, magari ci si svuota un tank e poi possiamo anche spingere 120-130 watt. In questo caso lo sto spingendo 80 watt in modalità hard, la box legge 0,17 e siamo a 4,28 volt. Prova. Incredibile, ragazzi, destra aromatica, vabbè, che ve lo dico a fare. Questa triple coil è davvero davvero ok. Quella in ceramica sicuramente sarà molto più aromatica, ma sicuramente per via dei fori da dove prende aria che sono un po' più piccoli sarà più da flavor. Però questa qui, cacchio, spinge. Come vi ho detto prima, l'aria è talmente tanta che quasi facciamo fatica a tirare, nel senso che forse bisogna chiuderla un po'. Cioè, io ho provato prima a tenerla, diciamo, in questa configurazione, diciamo, semi chiusa, e la resa aromatica e la densità di vapore molto più elevata. Davvero, davvero, davvero interessante, interessante. Cavolo, finalmente un RTA che mi riesce a dare una soddisfazione come un dripping. Era da un po' che non sentivo questa soddisfazione. Da quando, diciamo, forse sono usciti i primi RTA che davano un po' più di cloud chasing, diciamo. Questo qui mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso perché, a parte le testine che come sappiamo sono sempre molto aromatiche, performanti, eccetera, ma anche per una questione di diciamo bellezza dell'Atom, mi piace che ha un design molto sobrio, diciamo, non è il classico design molto pacchiano, ma è realizzato molto bene. Mi piace tantissimo l'aria, è veramente veramente esagerato, esagerato come piace a me perché se io voglio l'aria la devo avere. Questo è quello che io desidero in un Atom, ma magari ci sono alcune aziende che mi fanno un tank così, tipo alcuni Cloud Chasing Inc. che mi fanno questi Atom da 30 mm con esagerati e poi mi fanno dei fori d'aria che sono più piccoli di un, che ne so, di, non so, di un Quasar. Quindi sono contento che mi hanno fatto queste prese d'aria finalmente enormi, finalmente. Infatti con l'RBA non l'ho ancora provato, me lo sto tenendo per dopo perché voglio mettere dentro un filo serio e la voglio spingere a dovere, pure per capire comunque come pesca, eccetera. Magari poi sul gruppo metterò il video. E che dire, il prezzo. Questo qui l'ho acquistato da un sito internet e si aggira intorno ai 35-36 € nella configurazione advanced, cioè che all'interno troviamo anche l'RBA, eccetera. Ma penso che la versione standard, per chi ama le testine, magari pure l'RBA se lo prenderà in un secondo momento, costerà intorno ai 20-25 €. Però, per quello che costa, ragazzi, prendetelo ad occhi chiusi perché è un Atom che merita. Merita perché la resa aromatica è spettacolare, davvero spettacolare. Poi mi piace il tiro. Il tiro ricorda davvero tanto un dripping, finalmente.
E niente, Vapers, tutto qui. Complimenti a Wismac, fa già delle box che sono il top per qualità-prezzo. Finalmente ha fatto uscire un Atom degno del nome Wismac, anche se ultimamente Smoke e iJoy sta sfornando, diciamo, i due pezzi da 90 per contrastare il signorino. Sta facendo uscire il TFW12, che infatti addirittura monterà un RBA al trial post per fare una trial coil, e idem per iJoy. Sta facendo uscire un altro mostro dove possiamo mettere all'interno diciamo, delle testine particolari anche un RBA al trial post. Vedremo un po', prenderò anche loro e lo metterò a confronto con il signorino Reux. Tutto qui ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video, a parte qualche incomprensione, però niente, tutto qui ragazzi, un abbraccio grande da Fabric Cloud e ci vediamo alla prossima. Un bacio, un abbraccio, ciao ciao!